Buon pomeriggio, ben ritrovati. È il nostro primo appuntamento con l'informazione del TG Oggi News. In apertura una brutta storia che arriva da Padula, di cronaca. Un uomo di 45 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione tenendo in braccio il figlioletto di soli 3 anni. I due sono morti praticamente sul colpo. L'uomo pare avesse problemi di convivenza con la compagna. Ancora una tragedia nel Vallo di Diano. Questa volta accade a Padula. Questa mattina, intorno alle 7, un uomo di 45 anni si è buttato dal balcone con in braccio il figlio di appena 3 anni. Un episodio che è avvenuto in pieno centro, in un palazzo vicino a Piazza Umberto I, in via Tenente D'Amato. Immediati sono giunti sul posto i soccorritori con i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto giunti anche i militari del nucleo operativo radiomobile di Sala Consilina, i carabinieri della stazione di Padula e la scientifica. I militari, coordinati dal tenente Davide Acquaviva, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto e hanno avviato le indagini per capire cosa abbia spinto il 45enne ad un simile gesto così estremo. L'uomo, un ex infermiere ora trasferito ad altre mansioni, conviveva insieme alla compagna dalla quale aveva avuto il figlio. Una persona per bene, lo descrive chi lo conosce, che però non aveva superato appieno la scomparsa del fratello in un incidente stradale avvenuto alcuni anni fa. Questa mattina la tragedia con il 45enne che ha preso in braccio il figlio di 3 anni e si è buttato dal balcone. Per entrambi è risultato fatale l'impatto con il suolo. E tragedia della solitudine nel Salernitano. Un uomo di 66 anni di Montesano sulla Marcellana è stato trovato morto nella propria abitazione. Si presume che il decesso possa essere avvenuto a seguito di un malore. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che, dopo aver sfondato la porta d'ingresso della casa, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 66enne riverso per terra. A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini dell'uomo che da giorni non avevano notizie del 66enne che viveva da solo. I suoi familiari abitano al nord. Più volte avrebbero tentato di convincerlo a trasferirsi da loro, ma il 66enne non ha mai voluto lasciare la sua abitazione di Montesano. Secondo caso di meningite registrato a Cava dei Tirreni. Un uomo di 50 anni ricoverato presso l'ospedale Santa Maria dell'Olmo giovedì 19 gennaio per problemi di natura neurologica è stato poi trasferito a Salerno presso la Stroke Unit, dove i medici, dopo averlo sottoposto a prelievo spinale, hanno invece scoperto che era stato colpito da una forma di meningite. Nuovo caso di meningite a Cava dei Tirreni. A contrarre la malattia, questa volta un cinquantenne ricoverato al Santa Maria dell'Olmo giovedì 19 gennaio con sintomi che in principio avevano fatto pensare ad un possibile ictus. Poi la febbre è iniziata a salire. Tra l'altro, valori ematici fuori dalla norma hanno destato nei sanitari sempre maggiori preoccupazioni. Così, nella giornata di ieri, l'uomo è stato trasportato presso la Stroke Unit all'ospedale San Leonardo di Salerno. Il paziente è stato sottoposto a prelievo spinale che ha evidenziato una forma di meningite. Di conseguenza, è stato disposto il ricovero nel reparto malattie infettive. È il primo caso di meningite che si registra a San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le condizioni dell'uomo sono stazionarie e non destano particolari preoccupazioni. Immediatamente il personale sanitario è stato sottoposto a profilassi. Inoltre è stata inviata una segnalazione all'unità di prevenzione collettiva di Cava dei Tirreni che ha messo in atto tutti i protocolli previsti dalle normative. Nel giorno in cui sono arrivate notizie confortanti per quanto riguarda il bambino di 4 anni cavese colpito da meningite che è fuori pericolo e proprio nella giornata di ieri ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli, dove è ricoverato da venerdì scorso per essere trasferito in reparto, la notizia del secondo caso di meningite è giunta a turbare ulteriormente gli animi nella città metelliana. Intanto, il sindaco Vincenzo Servalli ieri ha fatto visita alla scuola dell'Epitaffio per incontrare le maestre ed i bambini alla ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione di sabato per gli interventi di polizia straordinaria. Numerosi erano ancora i bambini assenti. I genitori hanno preferito non correre rischi. Sono inevitabili i timori legati al contagio e in tanti hanno fatto appello al primo cittadino scrivendo sulla sua pagina Facebook in cerca di rassicurazioni. Molti temono che la profilassi non sia stata eseguita in maniera esaustiva. Infatti è praticamente impossibile individuare tutte le persone che sono venute a contatto nei più disparati luoghi con chi ha contratto la meningite. Altri si interrogano se sia opportuno vaccinarsi o meno. Le richieste al centro vaccinazioni Metelliano, intanto, sono divenute negli ultimi
giorni a tal punto esorbitanti da rendere difficile per gli addetti gestirle tutte. E alla psicosi che in qualche modo si è generata nel comune metelliano risponde oggi l'azienda ospedaliera San Giovanni di Due Rugi d'Aragona, cercando di tranquillizzare tutti. Sta bene anche il cinquantenne, tra l'altro non ci sarebbero collegamenti tra i due casi registrati a Cava. Non ci sarebbero collegamenti tra i due casi di meningite registrati a Cava dei Tirreni. Il bambino di 4 anni e l'uomo di 50 non hanno collegamenti tra di loro. All'azienda ospedaliera San Giovanni di Due Rugi d'Aragona, il primario del reparto infettivi, Nicola Boffa, ribadisce che non c'è nessun allarme, la situazione è sotto controllo e il paziente è arrivato ieri, sta bene, ma le analisi continuano. Dottore, innanzitutto come sta il paziente? Il paziente è attualmente in condizioni generali discrete, senza febbre, è vigile e cosciente, insomma, quindi siamo abbastanza soddisfatti delle sue condizioni. Volevamo chiederle anche se c'è un collegamento, sono due casi, il bambino di 4 anni e questo paziente di 50 che arrivano tutti e due da Cava, c'è un collegamento tra i due casi? Assolutamente non ci risulta un collegamento del genere. Sarà compito degli uffici territoriali di profilassi, di capire, diciamo, attraverso l'indagine epidemiologica, diciamo, quale tipo di situazione si è venuta a creare. Però attualmente a noi non risulta nessun tipo di collegamento. In questo caso. Sa nemmeno se è lo stesso del bambino? Assolutamente non è possibile stabilirlo. Ci sono più casi rispetto agli altri anni o è un allarme che stanno lanciando i media? Dottore, no, questo è quello che si chiedono tutti. Assolutamente, diciamo, probabilmente più casi ci sono stati in Toscana, ma da noi in Campania non abbiamo più casi di quanto normalmente ne registriamo in un anno. Tenga presente che 4-5 casi, insomma, eccetera, forse anche più in un anno, sono normali per una regione come la nostra. In questo caso. Sulla questione anche su come sta reagendo il Rugi, come si sta preparando, abbiamo ascoltato anche il direttore sanitario Nicola Silvestri. Sentiamo l'intervista. I casi che si registrano non sono tali per numero da far parlare di un vero e proprio allarme meningite, almeno a Salerno, anche se ci sono questi due casi, insomma, che destano preoccupazione perché provengono dalla stessa città, Cava. Allora, io posso soltanto riferire che nell'ambito dell'epidemiologia di questa patologia vi è una ricorrenza che è legata alla temperatura bassa che si registra nei periodi invernali e continua questa manifestazione a presentarsi sporadicamente nel periodo primaverile. Non vi sono in questo momento elementi che possano far pensare alla presenza di foci epidemici sia nella provincia di Salerno che in tutta la Campania. Abbiamo sempre registrato in questo periodo casi che si determinano ma che non hanno una influenza di tipo epidemico. L'unico focolaio che il Ministero ha posto sotto controllo è quello che è stato evidenziato già da qualche tempo in Toscana, ma non tocca le altre regioni italiane. In ogni caso l'azienda ospedaliera è pronta? L'azienda ospedaliera è pronta, come è pronta tutta la regione, perché è stato rinnovato il protocollo emanato dall'Istituto Superiore di Sanità per la sorveglianza dei casi sospetti o accertati. E ad ogni buon conto l'azienda, al minimo accenno ad un caso di meningite, ha messo come di norma in allarme il Dipartimento di Prevenzione della ASL, che è deputata ad andare a riguardare la possibilità di poter fare anche attività di prevenzione nei confronti dei cosiddetti contatti, i soggetti che sono stati vicino nelle immediatezze dei fatti ai soggetti che sono stati individuati come affetti da malattia. In questo caso una semplice copertura antibiotica scongiura la possibilità di poter sviluppare malattia. Sono altrettanto a raccomandare la cittadinanza a far sì che nelle considerazioni di superamento delle problematiche delle malattie infettive non si abbassi il livello di attenzione nei confronti delle vaccinazioni, soprattutto quelle obbligatorie, ma anche quelle che vengono consigliate in periodi che possono far preludere la possibilità di una diffusione di germi potenzialmente infettivo-diffusivi per i quali la copertura vaccinale copre una popolazione
per intero, perché il virus o il germe che fosse interessato nella propagazione di queste malattie non può circolare liberamente fra soggetti coetanei. Restiamo a Cava dei Tirreni, dove un operaio che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione all'interno del comune è caduto mentre si trovava su un carrello nel corridoio per tinteggiare una parete. Non è chiaro se abbia avuto un malore e abbia perso l'equilibrio. Immediati soccorsi che hanno immobilizzato e trasportato presso l'ospedale l'operaio avrebbe riportato però semplicemente una frattura al braccio sinistro. Torniamo a Salerno. Non è bastato il sopralluogo del sindaco Enzo Napoli questa mattina in via Settimio Mobilio e via Vinci Prova per placare gli animi dei residenti esasperati da strade dissestate e street control. Dopo la richiesta ufficiale protocollata dal consigliere comunale Lucia Mazzotti, non si è fatto attendere il sopralluogo del sindaco di Salerno Enzo Napoli, che stamani si è recato di persona in via Vinci Prova per vedere da vicino i disagi provocati da numerosi avvallamenti e dissesti del manto stradale. Il passaggio di autobus continuo nell'area di parcheggio dei Pullman Sita mette a dura prova viabilità e tenuta delle strade. Ed il primo cittadino non ci ha messo molto a riconoscerlo e ad impegnarsi ad attivare il prima possibile degli interventi di ripristino. Ma la sua presenza tra via Vinci Prova e via Settimio Mobilio stamani non è stata sufficiente a rasserenare gli animi dei commercianti che, oltre al problema della strada, lamentano anche i danni causati da Street Control, il nuovo sistema contro le doppie file. Qui per molti commercianti ha significato riduzione delle vendite. La severità dello Street Control è importantissima, perché questa è stata l'ultima mazzata che ci hanno dato, perché fino ad oggi già con il traffico deviato, con il senso unico a salire sopra, per noi è stato tragico. Tant'è vero, se guardate fuori i negozi sono più quelli chiusi che quelli aperti, e adesso con lo Street Control hanno completato l'opera, in quanto non c'è la possibilità di fermare un secondo una persona che viene. Questa è una lavanderia, se vengono con le buste in mano la gente non viene con l'auto, se non gli danno il tempo di fermarsi un momento non c'è possibilità, la gente va dove può. In quanto poi anche qua via Settimio Mobilio, dove siamo noi, se tu fai uno sguardo alla strada non passa una macchina, in più come si ferma un cliente qui di fronte a noi, per sfortunatamente per lui passa la street control, si becca una multa. Noi abbiamo perso tanti clienti, non ci hanno neanche salutati, non sono proprio venuti più proprio per questo fatto. Cioè noi effettivamente... Stamattina ha incontrato il sindaco che ha fatto il sopralluogo, sì, qui, cosa sì. Gli ha chiesto? Noi abbiamo detto di questo problema, il sindaco ci ha detto cosa posso fare io, cosa può fare, signor sindaco, poi glielo dico adesso perché non glielo ho detto prima, lei è il primo cittadino votato dai salernitani, ecco, lei deve fare, non è cosa posso, lei deve fare qualcosa per noi, perché effettivamente tra ponte chiuso, tra strada inversa, tra street control, noi non lavoriamo più. C'è anche chi, come il titolare del centro scommesse, ha ricevuto 14 multe lui stesso. Purtroppo ho ricevuto 14 verbali con questo street control che c'è qua. Sono indignato, signor sindaco, sono indignato. È una vergogna che le macchine non possono più parcheggiare, non ci sono posti disponibili qua avanti. Purtroppo, signor sindaco, per me è una vergogna. Ripeto, è una vergogna. Tra le altre questioni segnalate è anche la presenza di un discorario che non salva da street control. Questo negoziante, nonostante la sosta nel discorario, è stato comunque sanzionato. Come lei vede c'è un discorario. Lo street control multa le macchine anche nel discorario, quindi non le riconosce. E poi noi dobbiamo andare al comando dei vigili, fare i ricorsi, andare alle poste, insomma, la mattina o lavoriamo o siamo dietro al comune e dietro alle multe, insomma. Poi, è inconcepibile, insomma.
Dopo il grave caso di ieri con la coppia di anziani che ha imboccato contromano il raccordo Salerno-Avellino, un'altra auto in senso opposto sull'autostrada è accaduto sulla Salerno-Reggio Calabria, dove un 33enne pregiudicato di polla alla guida del SUV ha percorso la Salerno-Reggio Calabria contromano per sfuggire alla cattura. Senza patente, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'uomo, inseguito dalla stradale, ha imboccato l'autostrada contromano tra Battipaglia e Montecorvino per sfuggire al controllo della stradale. Quando gli agenti lo attendevano allo svincolo cercando di bloccarlo, il 33enne li ha trascinati per diversi metri con l'auto prima poi di essere intercettato e bloccato dai carabinieri. Tre agenti della Polstrada sono rimasti feriti, il 33enne ora è denunciato a piede libero. Un ultimo muro da abbattere prima di alzare bandiera bianca e affidarsi solo ai miracoli, e dietro quel pezzo di cemento che si annidano buona parte delle speranze dei soccorritori che da giorni si alternano su quel che resta dell'hotel Rigopiano, cercando disperatamente ancora qualcuno in vita. L'ultimo bilancio è quello della prefettura di Pescara, 14 morti, 15 dispersi, angoscia per le sorti di Stefano Feniello, il 28enne di Valva, di cui non si hanno notizie. Dall'atmosfera surreale che si respira in questi giorni intorno all'hotel travolto dalla valanga ne ha parlato il soccorritore di Cava dei Tirreni, Raffaele Di Domenico. Ha scavato notte e giorno nella speranza di ritrovare ancora in vita uno dei 22 dispersi. Domenica sera, quando il suo turno stava per finire, è arrivata la notizia. Nelle macerie dell'hotel di Rigopiano sono stati localizzati altri due corpi senza vita. Raffaele Di Domenico venerdì sera è partito da Palinuro per unirsi alla squadra del soccorso alpino. Eccolo in questa foto, è il primo davanti con la camicia a scacchi. Si sta lavorando senza sosta, racconta. Decine di uomini sono impegnati a scavare tra la neve e i resti dell'albergo. Il 27enne è originario di Cava dei Tirreni, ma da qualche mese si è trasferito nella località cilentana. È un operatore del soccorso alpino e speleologico, fa parte del gruppo campano. Quando giovedì sera ha ricevuto la telefonata dai suoi superiori, non ha esitato a partire. A Rigopiano c'erano già altri volontari del soccorso alpino impegnati a scavare tra le macerie dell'albergo. Raffaele ha raggiunto Farindola e si è unito alle operazioni di ricerca. Si lavora, dice, a 1200 metri di altezza, fa molto freddo, le temperature sono quasi vicine allo zero, ma si continua a scavare perché la speranza di trovare altre persone in vita e la volontà di essere di aiuto prevalgono sulla fatica, sul buio e su qualsiasi altra sfida. Nelle 48 ore trascorse a scavare non ha avvertito la stanchezza, ha continuato a lavorare giorno e notte fino alla tarda serata di domenica, quando il suo gruppo è rientrato. A Rigopiano, racconta, sono arrivati altri volontari del soccorso alpino per il cambio di turno. Non sono stanco, sto bene, la nostra fatica è nulla rispetto al dolore e alla disperazione dei familiari dei dispersi. Ogni minuto che passa per loro è una sofferenza in più. Tra le persone sommerse dalla neve ci sono anche ragazzi della mia età. Il riferimento è a Stefano Faniello, il 28enne originario di Valva, arrivato a Rigopiano insieme alla fidanzata Francesca. Lei è in salvo, di Stefano invece nessuna notizia. Una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco, restate con noi. Tornati in studio, parliamo dell'evento ospitato domenica al Teatro Agusteo, la solidarietà sul palcoscenico insieme ad artigiani, giornalisti, ballerini per raccogliere fondi utili a comprare un macchinario per il Day Hospital Oncologico del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ad organizzare la serata alla CNA di Salerno in collaborazione con il Comune e l'Inner Wheel. Ecco, arriva il servizio. Serviranno ad acquistare un casco speciale che è in grado di ridurre la caduta dei capelli ai soggetti sottoposti a trattamenti chemioterapici. I fondi raccolti attraverso la serata ospitata domenica al Teatro Agusteo e promossa da CNA e Inner Wheel di Salerno. 20 aziende artigiane, 13 giornalisti, 10 ballerini della scuola di danza Dance Studio di Nocera Inferiore, 63 studenti dell'Istituto Superiore Ferrari di Battipaglia sono stati protagonisti di Bellezza d'Artista in un'edizione inedita e teatrale. Sul palcoscenico il racconto attraverso voci narranti e scenografie viventi di quattro delle storie contenute nella raccolta di Le Mille e Una Notte, il tema al quale quest'anno era ispirato Luci d'Artisti, al quale gli artigiani della CNA a loro volta si ispirano per creare dei total look su modelli e modelle, dall'acconciatura al trucco, dall'abito agli accessori.
tra una scena e l'altra anche la possibilità di presentare il nuovo percorso verso il quale si sta muovendo il settore del benessere, ovvero l'estetica sociale. In questo ambito assume ancora più rilevanza il progetto Bella Sempre dell'Inner Wheel, sposato da CNA e Fondazione di Comunità Salernitana, che ha avviato la raccolta attraverso l'evento al Teatro Augusteo, raccolta che proseguirà fino al raggiungimento dell'obiettivo di acquistare lo speciale casco da donare al Day Hospital Oncologico dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Parole di elogio per il lavoro svolto e di incoraggiamento per il settore dell'artigianato sono state espresse dall'assessore comunale al bilancio Roberto De Luca e dal consigliere regionale Enzo Maraio, che con il consigliere regionale Picarone e l'assessore alle pari opportunità del comune di Salerno, Gaetana Falcone, hanno presenziato alla rappresentazione. Sul palco anche la dirigente scolastica del Ferrari, Daniela Palma. Grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro, i suoi studenti hanno creato gli abiti sotto la guida degli stilisti e gli allievi della scuola Nuova Beauty, che ha sponsorizzato l'evento e, come promosso dal referente Giuseppe Bisogno, è pronta ad attivarsi per il percorso sociale dell'estetica. Sul palcoscenico, per dare voce ai personaggi, anche i giornalisti salernitani che hanno aderito all'iniziativa di beneficenza e accettato, sotto l'abile e paziente guida della collega Concita De Luca, di dare una mano a Bellezza d'Artista. In questa edizione sono stati racchiusi per sommi capi tutti i 1001 elementi che costituiscono ogni giorno parte del lavoro che la squadra della CNA porta avanti, ha fatto notare sul palcoscenico del Teatro Augusteo il presidente Sergio Casola. Promozione del settore, comunicazione, interlocuzione costante con le istituzioni, formazione continua, ma anche valorizzazione dei giovani e attenzione alle richieste che arrivano dall'ambito sociale. Fumo azzurro che salì verso il cielo. Chi ha osato liberarmi? Sono stato io. Ed arrivano anche fondi regionali per il restauro del castello di Agropoli. Vediamo il servizio. Tra gli interventi finiti nella graduatoria del bando per il fondo di rotazione per la progettazione di opere e infrastrutture da parte degli enti locali, c'è anche il recupero del castello angioino aragonese di Agropoli. Il comune, infatti, è destinatario di fondi per la stesura di un progetto che costerà circa 4,9 milioni di euro. L'obiettivo prioritario è quello di riuscire a recuperare il Palazzo San Felice, posto all'interno dell'antico maniero. Inoltre si punta a riqualificare l'esterno della struttura e la sala dei francesi. Il castello, ha detto il sindaco Franco Alfieri, ha bisogno di interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione. Oltre all'impianto angioino-aragonese, è presente il Palazzo Settecentesco dei San Felice, che deve essere recuperato integralmente. Inoltre, ha aggiunto, c'è bisogno di sistemare anche le aree esterne della sala dei francesi e di renderlo completamente splendido, così come sarà stato un tempo. Il comune, grazie ai fondi della regione, potrà redigere un progetto da candidare poi a finanziamento. Intanto, una prima parte dei lavori è già stata programmata. Grazie a dei fondi regionali, infatti, arriveranno 50.000 euro per un primo intervento di recupero dei locali al piano terra del Palazzo San Felice, attualmente utilizzati, ma solo in parte, come deposito. La nostra rubrica degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Sei pronto ad entrare a far parte del nuovo catalogo a premi della Centrale del Latte di Salerno? Partecipa al concorso fotografico Un volto per la centrale. Inviando una o più foto potrai essere selezionato e vedere pubblicata la tua immagine sul catalogo della centrale. Puoi inviare una o più foto per varie sezioni, bambini, coppia, famiglia, nonni. Fra tutti i partecipanti saranno selezionati 4 vincitori. Affrettati, più foto invii, più possibilità hai di diventare famoso. L'iniziativa scade il 15 febbraio 2017. Info e regolamento integrale sul sito centraledellatte.sa.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Per la sede salernitana è una settimana importante, ne parliamo dopo le previsioni del tempo. In collaborazione con
Ho fatto spazio, ho buttato la vecchia lavatrice e anche il TV. Andrò a lavoro senza camicia e le partite le vedo al bar. Tranquillo, da Expert ce lo svuota tutto. Con sconti fino al 50% sui prodotti delle migliori marche. Grazie. Expert, gli esperti sempre con voi. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, cieli coperti con qualche chiocco di neve. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. In apertura della parte del nostro TG dedicata allo sport c'è la Salernitana, che è attesa da una settimana importante perché all'orizzonte c'è la trasferta di Verona, un appuntamento molto atteso dalla tifoseria granata. Sono tanti i ricordi legati alla gara con gli scaligeri, il più dolce la vittoria del 98. Domenica la Salernitana tornerà al Bentegodi a distanza di quasi 6 anni dall'ultima volta. Nel giugno del 2011 la squadra allenata da Roberto Breda cadde sotto i colpi, entrambi dal dischetto di Nicola Ferrari, che regalò alla formazione di Andrea Mandorlini più di mezza Serie B. 7 giorni dopo, infatti, all'Arechi il rigore di Carus non bastò per sovvertire il risultato dell'andata e la Salernitana vide sfumare il sogno promozione. La gara dei playoff al Bentegodi seguì di qualche mese il confronto di campionato, finto 2-1 per i padroni di casa. Verona-Salernitana è diventata, proprio per quanto accadde nel corso di quella stagione, una partita diversa dalle altre, sentite d'attesa su entrambi i lati. Legati al Bentegodi ci sono anche ricordi dolci, come la vittoria del gennaio 98 della Salernitana e dei Elio Rossi. Accadde di tutto sugli spalti quel giorno, ma in campo non ci fu storia. Granata più forti e senza timori di sorta, al cospetto di una squadra blasonata e composta da nomi eccellenti, ma non in grado di reggere il confronto sul piano del gioco e del ritmo con la capolista, che aveva un appuntamento con la storia, tornare in A dopo mezzo secolo. E a Verona i gol di Greco e Kolusek avvicinarono in Granata all'obiettivo, anche se si trattava soltanto della prima giornata di ritorno. Fu una vittoria simbolicamente pesante, una sorta di ipoteca sulla promozione, la conferma che quella squadra non si sarebbe fermata sul più bello. Ed anche domenica alla Salernitana di Bollini i tifosi chiederanno di non arrestare la propria corsa proprio adesso che la macchina sembra abbia ingranato. 2 vittorie consecutive, modo migliore per presentarsi al cospetto della corazzata del campionato che, appena preso 2 schiaffi in pieno volto dal Latina, non poteva esserci. Verona-Salernitana sarà anche la partita degli ex, Troianillo tra gli scaligeri, Rosina tra i Granata, il capitano assegnato al Bentegodi con la maglia dell'Hellas proprio alla Salernitana, storia del 2004-2005 quando Rubino segnò il gol del pareggio che valse tantissimo in chiave salvezza per i Granata di Pioli. 5 anni e mezzo dopo la finale di andata dei playoff, 19 anni dopo quella vittoria targata Greco e Kolusek, la storia dei confronti tra scaligeri e Granata si accinge a scrivere un altro capitolo. Verona primo in classifica e ferito nell'orgoglio, Salernitana in crescita e con i playoff non più così lontani. Domenica saranno in palio punti pesanti. La Salernitana sarà seguita da molti tifosi e da molti non dispiacerebbe vedere in tribuna anche Claudio Lotito, cui la notte dei festeggiamenti per il ritorno in Serie B i tifosi intonarono il coro "Portaci a Verona". Missione compiuta, ora però si guarda oltre. Al Bentegodi non sarà una gita premio, ma una partita da affrontare senza paura. Una vittoria sarebbe l'ideale chiusura del cerchio. L'avventura di Lotito e Mezzero Massa Salerno cominciò proprio in seguito al fallimento di quella Salernitana che aveva appena perso la finale per la B col Verona. La ripartenza venne, per quanto riguarda le trasferte, da Marino. 6 anni dopo circa si torna dove tutto finiva e al tempo stesso stava per ricominciare. E a Verona Bollini potrebbe anche confermare modulo e uomini scelti per la gara con lo Spezia. L'unico dubbio del trainer granata è relativo alla presenza di Rosina, ex del confronto e osservato speciale. Dallo Spezia al Verona, ma sempre di domenica, da un 4-3-3 ad un altro. Alberto Bollini comincia a studiare le contromisure per non farsi pungere dalla capolista dopo aver messo il bavaglio alla squadra di Di Carlo. Contro i Liguri il tecnico mantovano ha optato per il 4-4-2, rinunciando inizialmente a Rosina, che anche in questa settimana sarà l'osservato speciale. Impiego e ruolo del capitano sono, manco a dirlo, un vero enigma. Da una parte c'è da considerare l'aspetto fisico,
dall'altra quello tattico. Rosina è rimasto in panca contro lo Spezia perché le condizioni del suo ginocchio non davano garanzie ed allora Bollini ha scelto un modulo diverso da quello immaginato alla vigilia. Abbandonata la difesa a tre, riposto nel cassetto il trequartista, il trainer granata ha schierato un 4-4-2 solido e pratico, magari non fluido nella sua attuazione per via della presenza della Rocca a sinistra, a dir poco adattato sulla fascia. Una soluzione che ha consentito a Code e Donnarumma di giocare più vicini, anche se i due non sono giunti tantissimi palloni. Domenica dunque la base di partenza potrebbe essere ancora il 4-4-2, con il dubbio legato alla presenza di Rosina che, se titolare, partirebbe da seconda punta e non da esterno e quindi potrebbe scalzare Donnarumma. Discorso diverso invece qualora Bollini decidesse di varare il 3-4-1-2 con la difesa a 3 e la presenza dell'ex caligero dietro le punte. Tutto dipenderà dalle risposte che arriveranno in settimana dal ginocchio di Rosina. Se il numero 10 non sarà ancora al top, Bollini potrebbe confermare in blocco la formazione proposta con lo Spezia, chiedendo ancora un sacrificio tattico a Della Rocca, esterno d'emergenza più che per vocazione. Contro la capolista sarà fondamentale non perdere il confronto a centrocampo, dove gli scaligeri hanno qualità ma poca sostanza. La sfida del Bentegodi potrebbe decidersi proprio là in mezzo. E chissà che per la trasferta di Verona non possa esserci già qualche volto nuovo nella rosa granata. Trattativa e dettagli per l'arrivo dalla Pro Vercelli dell'attaccante Mattia Sprocati, mentre a centrocampo fare puntati su Giurico. Mi sto già trovando bene, mi sto ambientando. Mattia Sprocati sarà il probabile prossimo nuovo innesto in casa granata. Oggi invece è in programma un incontro a Roma tra l'agente di Giorico e Claudio Lotito. Si parlerà anche di Crimi del Carpi. L'ultima settimana del calciomercato prima del gong di martedì prossimo a Milano comincia ad entrare nel vivo. La Salernitana potrà piazzare qualche altro colpo in entrata soltanto a patto che riesca a fare delle uscite propedeutiche alla fatidica lista dei 18. Mattia Sprocati, classe 93, ad un passo dal vestire il granata e sarà quasi certamente il prossimo ingaggio della Salernitana. L'attaccante ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Pro Vercelli, a cui Fabiani aveva proposto Ronaldo come merce di scambio. L'ingaggio del brasiliano però resta un problema, ma l'operazione si farà comunque anche senza merce di scambio. L'attaccante esterno, che può agire anche da punta centrale all'occorrenza, ha giocato poco con Longo, segnando quest'anno una sola volta proprio contro la Salernitana alla Rechi. Si parla di un biennale con opzione per il terzo anno alla corte di Lotito e Mezzaroma. Ronaldo invece, che ironia della sorte è assistito dallo stesso agente di Sprocati, Mario Giuffredi, potrebbe approdare all'ambizioso Bari, che sta letteralmente rifacendo la squadra e soprattutto il centrocampo. Soltanto in caso di partenza Lotito proverà a convincere Ravel Morrison, classe 93, a trasferirsi alla Salernitana. Il trequartista anglo-giamaicano è da 2 anni a busta paga della Lazio, con le Aquile però non ha mai convinto, ma sarebbe comunque un lusso per la serie cadetta. Daniele Giorico, 92, in uscita dal Modena, è sempre stato nel mirino della Salernitana, ma la richiesta faraonica del presidente dei Canarini aveva raffreddato l'interesse del playmaker. Oggi il suo agente Beppe Galli, lo stesso di Massimo Coda, ne parlerà a Villa San Sebastiano con Claudio Lotito. Vicino l'arrivo del giovane Demetrio Steffè, classe 96 del Teramo, il centrocampista è un under scuola Inter e non andrebbe a gravare sulla lista dei 18. Raffaele Schiavi fatica a trovare una collocazione in serie cadetta, l'Ascoli temporeggia mentre il Parma sembra stia virando forte su Blanchard, da sempre primo obiettivo della Salernitana. L'ex frosinone piace anche a Latina, che aveva sondato pure Terracciano, ma come secondo portiere. Niente di fatto. João Silva continua a rifiutare l'offerta del Catanzaro in Lega Pro. E il mercato della Salernitana ruota sempre anche intorno ad Alfredo Donnarumma, uno degli attaccanti più corteggiati della cadetteria. Anche Latina è sulle sue tracce. Era successo l'estate scorsa e si ripete anche nella sessione invernale del calciomercato. È destino che la posizione di Alfredo Donnarumma sia destinata ad essere sempre in bilico, sempre nel mirino, sempre al centro dell'attenzione. Una telenovela senza fine ad agosto che sta vivendo il sequel nel mercato di gennaio. Donnarumma sì, Donnarumma no. Il bomber resta o parte. Quasi certamente Alfredino rimarrà a Salerno almeno fino a giugno, ma la società non ha certo contribuito a blindare il giocatore. Non solo dal punto di vista mediatico, probabilmente sta andando in scena il classico gioco delle parti.
da una parte le dichiarazioni di Lotito, che a più riprese sì ha parlato di voler trattenere i suoi pezzi pregiati, a meno che però non arrivino offerte che non si possono rifiutare. Dall'altra il pressing asfissiante di parecchie pretendenti, in mezzo agli sforzi del suo agente Mario Giuffredi di portare l'attaccante altrove con tanto di contratto ritoccato verso l'alto. Questi ed altri ancora sono stati e restano gli ingredienti piccanti del tira e molla della telenovela, e non è escluso che l'ex Teramo non ne abbia risentito. L'attaccante non è stato impiegato come si aspettava e ci si aspettava, sempre da comprimario in un modulo che ne limitava il potenziale offensivo. Nonostante tutto, Donnarumma è riuscito a mettere a segno comunque 5 reti in 17 gare in cui è stato impiegato, non sempre da titolare, appena 14 volte partito dal primo minuto, soltanto una volta per tutta la partita nel match d'esordio con lo Spezia al picco, e per 3 volte è subentrato a partita in corso. L'assist con lo Spezia nell'Open Day, i gol di fila contro il Trapani all'Arechi e la spalla in trasferta, quello con la Pro Vercelli ed altre 2 marcature consecutive contro Avellino al Partenio Lombardi e Perugia allo Stadio Arechi, gli sono bastati comunque per catturare l'attenzione di tante pretendenti. Su Donnarumma infatti ci sono parecchie squadre di Serie B e qualche club ambizioso di Lega Pro. Le più vicine al momento restano Bari e Latina in Serie Cadetta, ma anche Parma e Foggia in terza serie. Queste ultime ipotesi sono e restano abbastanza peregrine per via della reticenza del giocatore a scendere di categoria. Anche il tira e molla sul costo del cartellino è stato un autentico giallo. Voci di corridoio sussurrano che il prezzo possa arrivare a quasi 900.000 euro, 600.000 alla Salernitana più 300.000 di ingaggio al giocatore, al netto di eventuali contropartite tecniche. I numeri, le cifre, i movimenti dicono che quasi certamente Donnarumma rimarrà a Salerno fino a giugno prossimo, poi se ne riparlerà con tanto di rinnovo promesso da Lotito alla mano. Non è escluso che sulla sirena del calciomercato, però, tra lunedì e martedì prossimo, il valzer delle punte possa far registrare un'impennata. Staremo a vedere. La telenovela Donnarumma, insomma, non ha ancora previsto la parola fine. Lo sport continua dopo una pausa pubblicitaria, ci occuperemo di basket. Ci occupiamo di basket, la Givova Scafati ha raggiunto l'accordo con l'atleta di origini statunitensi e di nazionalità maltese Darryl Joshua Jackson. La guardia, classe 85, arriva da Caserta, con cui ha trovato poco spazio nel campionato di A1. In Italia ha giocato con le maglie di Brindisi, Roseto e Casal Pustorlengo. Jackson è il secondo acquisto della Givova dopo Anthony Dobbins. La società scafatese vuole dare una sterzata alla stagione nel tentativo di centrare la salvezza. Per i 2 nuovi acquisti l'esordio arriverà domenica al Palamangano contro Rieti. In settimana non si escludono altri innesti nel roster di coach Perdichizzi. In particolare nel settore dei lunghi potrebbero esserci presto delle novità. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.